Buonasera a tutti. Programma del corso LIM nella didattica del gruppo 1. L'argomento di stasera tratta l'e-learning object e della sua valenza nel contesto didattico ed educativo. Oggi si parla molto di e-learning object, ma di cosa si tratta realmente? Quali componenti contraddistinguono gli e-learning object e quali tra questi hanno una natura strutturale tale da garantirne un'efficacia pedagogica? L'idea degli e-learning object nasce agli inizi degli anni 90 del secolo scorso e pone a confronto la comunità tecnologica informatica con quella didattica dell'educazione e della formazione. E negli ultimi decenni sono state date diverse definizioni in relazione al concetto di learning object, alcune simili fra loro. Vediamone alcune cominciando proprio col vedere quale definizione ci dà Wikipedia. Wikipedia dice che un e-learning object è un'unità di istruzione per l'e-learning, riutilizzabile, che costituiscono particolari tipi di risorse di apprendimento autoconsistenti, dotate di modularità, reperibilità, riusabilità e interoperabilità, che ne consentono la possibilità di impiego in contesti diversi. Vediamo ancora un'altra definizione. Alla base del concetto di learning object c'è una logica di apprendimento modulare. I contenuti complessi vengono scomposti in singole unità autoconsistenti e concepite per essere utilizzate in contesti multipli, in modo da costituire un database di oggetti formativi. Ancora, un learning object è qualunque entità digitale o non digitale che può essere usata, riusata o riferita durante un'attività di apprendimento supportata da tecnologie. Un learning object è qualunque risorsa digitale che può essere riusata per supportare l'apprendimento. E infine, un learning object è una risorsa digitale finalizzata ad un obiettivo formativo, dedicata allo svolgimento di una funzione di studio nel quadro di una sessione di apprendimento e riutilizzabile in percorsi diversi. Si può affermare quindi che un learning object è un oggetto di apprendimento in formato digitale, fruibile via web, descritto da metadati. E l'e-learning object viene usato e può essere riutilizzato in diversi contesti di apprendimento ed il suo utilizzo permette all'utente di raggiungere un obiettivo didattico. L'utilizzo degli e-learning object sta diventando sempre più diffuso, poiché si vive in una realtà dove il mondo virtuale è alla portata di tutti. Pertanto, in un contesto di didattica innovativa, gli e-learning object sono elementi di un nuovo tipo di didattica, basata su un paradigma dell'informatica orientato sugli oggetti. È una cosa che di un determinato argomento favorisce l'apprendimento e ne agevola l'insegnamento. Esistono dei concetti chiave su cui si basa l'uso didattico degli e-learning object. Tra questi ricordiamo la multimedialità, che serve a rafforzare e a rendere più efficace l'apprendimento. L'interattività serve a garantire lo scambio di comunicazione tra autore e lettore. L'autonomia dell'utente, che utilizza l'e-learning object secondo le proprie necessità, seguendo i propri tempi di apprendimento.
e la specificità degli obiettivi di apprendimento. Questo consente al fruitore di apprendere un contenuto specifico, in quanto l'e-learning object è un'unità completa. Gli e-learning object vengono spesso paragonati ad atomi di sapere. Ogni tassello deve essere il più possibile indipendente l'uno dall'altro e la loro riusabilità invita a costruire gli e-learning object con criteri tali per i quali sia facile poterli riutilizzare in contesti e con utenti diversi, magari in un ambiente differente da quello in cui l'e-learning object è stato progettato. Questo è un aspetto molto interessante e costituisce un grande vantaggio. Gli aspetti didattici, gli oggetti didattici per la loro natura modulare, semistrutturata e flessibile, sono di enorme supporto alla didattica, sia quella individualizzata sia quella di gruppo, e possono quindi essere utilizzati così come sono. Tipico degli e-learning object, infatti, è la possibilità che questi vengano inseriti in percorsi e unità didattiche diverse con altri learning object. Per fare questo, la loro descrizione tramite i metadati viene proprio standardizzata. Infatti, è necessario definire i metadati. E adesso andiamo a vedere che cosa sono questi metadati e a che cosa servono. I metadati classificano e forniscono informazioni sui dati degli e-learning object e aiutano a classificare la risorsa sulla base di determinati parametri stabiliti. Questi sono risultano utili ai fruitori non solo per acquisire informazioni sugli oggetti di apprendimento, ma soprattutto affinché essi possano reperirle senza particolare difficoltà negli appositi archivi digitali, i repository. La loro riusabilità è uno dei tanti vantaggi degli e-learning object e di conseguenza la possibilità di non costruire un nuovo learning object ogni volta che si ritiene necessario, magari col rischio di essere simile a quello già esistente. Il crescente interesse che si è diffuso negli ultimi anni a livello internazionale e nei confronti degli e-learning object ha trovato, un parziale sviluppo nel contesto italiano, specialmente nel mondo della scuola. Recenti linee di ricerca educativa invece estendono il concetto di learning object a qualsiasi risorsa digitale riusabile ai fini dell'apprendimento, sia individuale che collaborativo, a distanza o in presenza. E in questa prospettiva l'ampia gamma di risorse che possono essere condivise, reperite e riusate in altri contesti educativi costituisce per gli insegnanti un importante strumento professionale e di formazione personale, anche se ancora oggi questa potenzialità viene ignorata. È ormai sempre più opinione comune che la pratica didattica non dovrebbe risolversi in una particolare modalità erogativa, ma piuttosto portare con sé un'evoluzione dell'organizzazione educativa e nello stesso tempo una valorizzazione delle risorse sociali e tecnologiche che apra la strada ai nuovi modi di apprendere e di conoscere. Allora, come inserire un learning object nel contesto educativo? Quali caratteristiche deve avere un learning object? Le parole chiave per descrivere un learning object sono due: la combinazione e la granularità.
la combinazione e l'elemento attraverso, diciamo, cui gli agenti del computer, i computer agents, possono comporre automaticamente e in modo dinamico lezioni, personalizzandole per i singoli utenti. Grazie al fatto di essere iscritti, di essere descritti tramite metadata, gli e-learning object possono essere individuati, strutturati e impacchettati e gestite proprio come risorse per l'apprendimento, sia che essi siano materiali didattici, test, esercitazioni, valutazioni. E in questo modo gli e-learning object possono essere localizzati dal computer all'interno della rete, non solo, diciamo, in una maniera molto veloce, ma soprattutto in un modo che abbia senso dal punto di vista della progettazione didattica. La granularità, invece, è il livello minimo di grandezza degli e-learning object. Questo livello, però, non è specificato in maniera standardizzata e quindi si pone la questione della grandezza degli e-learning object. Da ricordare però che più grande è l'e-learning object e meno sarà riutilizzato. C'è da dire anche che la decisione riguardo alla grandezza dipende dal punto di vista didattico, dallo scopo che si vuole perseguire, perché non esiste in realtà uno standard per definire la grandezza di un oggetto di apprendimento. Le due questioni, quindi la combinazione e la granularità, sono legate, abbiamo detto, a quella proprio del progettista dell'oggetto di apprendimento, quindi dell'instructional design, in quanto gli e-learning object non possono essere combinati tra loro in modo casuale, ma secondo un preciso obiettivo didattico, per far sì che essi non siano solo elementi di informazione, ma risultano elementi di istruzione. Come costruire allora un e-learning object? Come si costruisce un e-learning object? La costruzione di un e-learning object richiede un'attenzione particolare. Bisogna quindi soffermarsi su due aspetti. Una relativa al contenuto che verrà studiato e l'altro riguarda il riferimento alla multimedialità che ne rappresenta la forma e la modalità comunicativa. L'insieme di questi due aspetti trova sintesi anche, diciamo, nella strategia didattica, nel genere che l'e-learning object interpreta. Quando ci si trova a progettare un learning object è utile seguire delle regole, o meglio, dei passi chiave che permettano di realizzare un learning object efficiente in tutti i suoi aspetti. Questi passi chiave, quindi queste regole, possiamo suddividerle in varie fasi. Partiamo dalla progettazione, in cui si definiscono le finalità e gli obiettivi dell'oggetto di apprendimento. Si analizza la tipologia di utenza, il contesto didattico, i contenuti. Si scelgono le tecnologie e la fruizione che dovranno essere utilizzate. Poi passiamo alla strutturazione. La strutturazione prevede la definizione del contesto cognitivo, la produzione e l'aggregazione dei contenuti. Si individua e si costruisce la struttura tecnologica di supporto alla composizione del documento e si segmentano i contenuti in rapporto al modello didattico scelto. Poi passiamo all'implementazione, cioè alla formattazione dei contenuti in funzione delle tecnologie utilizzate. E quindi si effettuano controlli e una revisione proprio dei contenuti formattati perché questi possano maggiormente essere fruiti. La verifica si esegue, diciamo, in un'attenta analisi sia dei contenuti che degli aspetti strutturali e tecnologici dell'e-learning object stesso.